Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Esbacas. Allora, oggi vi farò vedere il mio, penso, mega haul di quindi H&M e una piccolissima cosa di Sephora. Ho questa cosina in mano perché non riesco quindi a vloggare senza qualcosa in mano. Comunque passiamo alla parte clou del video, così mi sembro la cosa della bacchetta di Cenerentola. Sì, con gli occhiali. Ho appena montato un altro video. Sì, mi avete già visto con gli occhiali. Vabbè, comunque passiamo al dunque. La luce lo so è sbagliatissima perché sta lì, però io qua ho la mia postazione. Di là praticamente c'è il balcone. Non posso praticamente registrare davanti al balcone, così come una cretina. Non ho niente su cui appoggiare la videocamera. E sì, mi serve un cavalletto, l'ho dimenticato in ufficio. Bene, questo vaso non si attaccava niente. Comunque, ho qui la mega bustona. Premetto delle cose, già le ho indossate. Ora tutti mi diranno perché tutti questi soldi è da H&M, perché mi ci trovo bene. E mi piace la roba di H&M, sì. Questo è carissimo, una mongoloide. Va bene lo stesso. Allora, la bellezza di 158 e 87. Chi mi vedrà dirà: ma tu sei pazza, eccolo. Tu sei pazza, ma che ci devo fare quando entro in un negozio? Non riesco a non comprarmi una cosa. In questo caso ho comprato tutto H&M. Siamo con questa magliettina così. L'avete visto nel video. From Formia with Love, se non l'avete messo. Comunque vi metto qui sotto la playlist dei miei viaggi, vabbè, poi viaggi, viaggetti, viaggetti, vlog dei miei viaggetti, e la playlist è proprio qui sotto, quindi andate a vedere. E insomma, questo non è una t-shirt, è una camicia, è una camicia, oddio, è un top, così, normale, tranquillo. Con le righe è una canotta abbastanza lunga, cioè vedete, non entra nel video. È della linea Basic questa cosa ed è costata il treno ed è costata, vediamo se non mi sbaglio, 4,99 euro. Sì, jersey button, 4, ci scusatemi, sì, jersey button 4,99 euro, eccolo. Non so se si vede, comunque ve lo dico anche a voce i prezzi. Insomma, quest'altra canotta identica. C'è il modello identico a quello di prima, così, lunghetta sempre, diciamo simil pitone, va, non lo so, comunque una. Queste, diciamo, principalmente le ho comprate per l'estate perché cioè io sento caldo d'estate, d'inverno, primavera, autunno, sempre. Non è che non ci sono più le mezze stagioni, per me non esistono altre stagioni al di fuori che l'estate, perché sento sempre caldo. Poi, scusatemi un attimo se sono fuori campo, si dice, non lo so, vabbè, comunque fuori dall'inquadratura. Cioè, praticamente sembra stupido, ma allora sulla gamba porta di lato questa cosina qui di pelle. Eccola. E quando l'ho andata ad indossare, non so se si vede, ci sta questa. Ecco, sì, qui si vede, ci sta questa trasparenza. Ci sono striscette trasparenti e striscette, diciamo, più coprenti. La trama è questa. Non so se si riesce a vedere. Comunque, è davvero un bel pantalone che è costato. Vediamo un attimo. 19,99 ragazzi, quindi per 20 euro vi fate un signor pantalone. Sempre in tema pantaloni, questo l'ho comprato, diciamo, per il tempo libero. C'è una cosa un po', ecco, è un pantalone, diciamo, della tuta, però con la taschina dietro così, rosa cipria, con questa, diciamo, banda elasticizzata in vita che poi si chiude. Beh, come ogni pantalone della tuta che si rispetti, si chiude con questi cosini così. E quindi è rosa cipria e questo grigio, questa fantasia grigio, grigio chiaro, grigio scuro, un po'. Ecco, non è un unico grigio, però comunque mi piace perché si può abbinare anche una sera per uscire, che ne so, un bel sandalo sempre tipo color rosa cipria, una ballerina color rosa cipria.
E una magliettina sopra, un po' tipo una canotta, non so, vabbè, ma comunque molto estiva perché non è comunque da situazioni abbastanza eleganti, tipo, non so, un cocktail mattutino, va, un aperitivo mattutino, anche una passeggiata in centro, questo è perfetto. Andiamo avanti quindi con le cose che ho preso da H&M. Questa che è perfetta da abbinare a questo pantalone, dicevo. Questa canottina molto leggera, sfiziosa, eccola. C'ha queste, eccole. C'ha queste, diciamo, piume. Color, non so, ragazzi, aiutatemi. Io li vedo grigio-blu, tipo. Aspetta, ma io vedo una piuma intera. Eccola. Grigio-blu, penso. Questa l'ho pagata. Un attimo che controllo. L'ho pagata, ragazzi, non mi ricordo. Qua i prezzi, guardate, sono scritti tutti una schifezza. Cioè, sta scritto. Io ora come capisco qual è? Però se non mi sbaglio sta sulle 10 euro sta canottina. Ora non. Sì, 10 euro, sì. 10 euro, 9,99 euro. Questa. Ragazzi. Ragazzi, questo penso che sia uno degli accessori che io uso di più, cioè le collane. Vabbè, che io impazzisco per qualsiasi accessorio, ragazzi. Questa collana è così, è fantastica, mi piace tantissimo. C'è questa, diciamo, non è tessuto, raga, è tutta roba metallica. Guardate, tutta roba metallica. Qua questo intreccio oro. Già l'ho messa, anche questa è fantastica, raga, è fenomenale. Sulla cosa pitonata mettete sta cosa così, molto girocollo, molto, molto stretto ed è al bacio. Insomma, questa, ed è costa, se non mi sbaglio, 12,99, però controlliamo. Sì, bijou, sì, 12,99. Capelli, 12 e, sì, 12,99. E bellissima, io me ne sono innamorata appena l'ho vista. Poi io appena vedo oro, raga, io sbavo, fantastico. Gli accessori in oro quest'estate, ma anche questo inverno, si sono portati in una maniera esagerata. Anche se prima io l'oro lo associavo alle persone. E anche se io prima l'oro, scusatemi, l'associavo alle persone un po' anziane, sapete, quelle cose d'oro un po' pesanti, quegli anelloni d'oro. C'era qui un anello, ah, eccolo qui, infatti, avevo perso una cosa. Aveva, non è di H&M, è una cosa un po' così, cioè, tranquilla, al di fuori dell'hall H&M. Ma comunque questo qua ve lo faccio vedere, mi trovo. L'ho comprato dal marocchino sulla spiaggia, veramente. Per farmi comprare questo anello, siccome io ovviamente non porto mai soldi a prezzo in spiaggia, hanno collaborato il mio fidanzato, mia sorella e l'amica di mia mamma e anche mia mamma. Quindi vi ringrazio per avermi preso questo fantastico sbrillocco falso. Quindi vi stavo dicendo, gli accessori con loro li ho rivalutati assolutamente. Sono fantastici a mio avviso e si mettono dovunque. Raga, gli accessori per me sono il must dell'estate, dal momento in cui fa caldo si mette poca roba, non si eccede, quindi con i capi, diciamo, pure pesanti, che ne so, giacchette, blazer, non lo so, queste cose così. Quindi per dare un tocco un po' più così di frizzantino, direi, alla Marco Marfè, al nostro outfit. Quindi c'è bisogno di un bel accessorio. In questo caso, ragazzi, le collane non sbagliano mai. Gli orecchini, vabbè, io uso questi qua di perla. C'è anche quest'altra collana, sempre con, diciamo, queste piccole palline oro che si muovono. E poi ci sono questi, non so, queste pietrine trasparenti, va, carina. Oggi fa caldissimo, davvero squaglio, cioè non ho praticamente trucco, non so se si vede, ce cioè ne ho pochissimo, ma fa caldo. Ultimamente quando sto uscendo con questo caldo fastidioso, direi, perché è afoso, fastidioso, scusatemi, vedo un attimo l'ora, ok. Allora,
Raga, dicevo, appiccicaticcio, brutto, poi c'è quel sudore che si appiccica addosso, che magari le collane non le volete manco mettere, il trucco, i vestiti, vi spogliereste tutti. Ragazzi, questo. Allora, cardigan, cioè non è un cardigan, è un maxi cardigan. È un maxi cardigan, non è un cardigan. Eccolo qua. Così. Lunghissimo, altissimo, levissimo. Rosa cipria, come piace a me. Si è capito, no? Che mi piace il rosa cipria. Eccolo. E questo, ma è leggerissimo questo rosa cipria. È una punta di rosa molto, molto tenue. E infatti è mischiato panna e rosa cipria. Non so se si vede qui dalla trama della manica. Vi dico subito quanto costa. Allora, raga, quanto costa? Non lo so quanto. Ah, sì, 19,99, raga. 20 euro anche questo, impossibile. Sì, raga, sì, 19,99. Poi, ah, questo, carinissimo. Allora, un top fantastico. Faccio vedere. Questo top così. Sopra, davanti, c'ha questa intelaiatura così. Un po' bucherellata, un po'. Qui con i righini, così, e scende tranquilla, poi giù. Scende liscia. E scende liscia così. Eccola. Sopra così e sotto così. 14,99 se non sbaglio, perché qua un WhatsApp, ragazzi, scusatemi, mia sorella. Vi ho appena detto che stavo facendo un video, raga. Guardate. Ecco, quindi ciao Teresa, ti saluto live. Vuoi le cose di Freud? Vieni che te le passo. Allora, vieni, ok, vieni in questi giorni. Ti aspetto. Aspetta, che ora rispondo anche mia sorella. Ok, passate quando volete, raga. Non ve l'ho fatto vedere la cover di Elsa. Allora, questa storia parte da un messaggio, una mail che mi è arrivata praticamente una settimana prima che scadesse diciamo, il coupon che mi ha regalato PayPal tramite eBay, e io quando lo vado a leggere l'ultimo giorno che il coupon è valido, ovvio, ovvio, queste sono le cose proprio mie, cioè è roba da me, io faccio queste cose, chi non potrebbe fare queste cose se non io, la sbadataggine in persona. Sì, quindi erano attorno alle 10, il coupon finiva il giorno stesso, quindi a mezzanotte avevo ben 2 ore, cioè pochissimo, per decidere cosa comprare. E ho deciso questo. Fantastico, no? Alla bellezza di 6,99 euro, vabbè, comunque erano 10 euro di sconto ad applicare poi. Che casino, da applicare solo alle cose con spedizione gratis, perché il coupon non era applicabile sul complesso, cioè sul totale della spesa, ma era applicabile solamente diciamo sul prezzo solo dell'oggetto che andavi ad acquistare. Quindi casino. Questo, vabbè, è un cardigan nero, è un evergreen. Bisogna sempre avere un cardigan nero a casa. Il mio, infatti, si era rotto. L'avevo preso da Zara. Un minuto di silenzio. Vabbè, la roba che ho comprato da H&M è finita. Ora vi faccio vedere, però, la chicca che ho preso da Sephora. Vedetevi pronti. È fantastico, solo lui nel mondo del mascara, raga. Roller Lash di Benefit. Fantastico. Non vi dico che ce l'ho ora addosso, perché quello che ho ora addosso è di MAC. Questo dicano che sia l'effetto, ragazzi, non è così, è meglio, davvero. Non dico tanto che riempie le ciglia, perché c'è questo, il Day Real, che lui le riempie. Lui riempie tanto, le volumizza tantissimo, ma lui, raga, le allunga in una maniera quasi vergognosa, cioè fa paura.
Cioè, fa paura nel senso buono. Infatti non dice ciao, volume, dice lifting and, come si chiama qui? Curling, non mi viene in italiano. Vabbè, ci siamo capiti, ve le fa tipo piegaciglia, ma in curva. Vele in curva perfettamente, è fantastico, sì, mi piace tanto. La combo perfetta sono loro due insieme. Io li uso non tutti i giorni, ragazzi. Cioè io per tutti i giorni non posso mettermi tutti i giorni questi due. Non lo so, sono il top dei top, del super top dei mascara, a mio avviso. Ora vi faccio vedere quale uso io per tutti i giorni. Questo è il trucco mio di stamattina, un po' pietosino. L'unica cosa buona è questa. Dovevo farvi un haul, un video recensione. Lo so, sono pietosa e faccio pena, ma eccolo. Raga, già che ci siamo, non lo so, vabbè, piccolo vezzettino ve lo dico, poi veramente vi giuro faccio la review di queste cose. Comunque questo, una cosa super mega cinese, se volete capire, è il numero 28, ma sono estasiata da questo prodotto, un euro e qualcosa, tramite eBay con spedizione gratuita, e cioè, da stamattina. Guardate, non se ne va, bevo, mangio, parlo tantissimo e si vede. Faccio vedere questo e vi saluto. Io uso questo praticamente per tutti i giorni. Eccolo qua, Bad Black. Eccolo qua. Questo qui lo uso per tutti i giorni. Carino, sì, ma allora, ragazzi, devo dire la verità, di MAC mi piace principalmente il lato lipstick, va? E ho tanti, tanti, ma proprio tanti rossetti MAC, ma raga, non li supera, penso, nessuno, a parte, vabbè, le tinte tipo Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, non so, e simili. Ma non è che li supera, perché quella è tutta un'altra categoria. I lipstick, i rossetti, raga, sono stupefacenti quelli di MAC, sono una cosa allucinante. Come dice Michela, che io adoro, la Miki, la carissima amica della nostra Federica Piccinini, vi seguo ragazze, vi seguo, siete fantastiche. Comunque, come dice la Miki, sono fotonici. I rossetti MAC sono fotonici e io così vi saluto, quindi. E poi vabbè, farò anche un video a parte sulle youtuber e i youtuber che seguo, perché sono tanto tanto attaccata quindi al mondo di YouTube, e solo da poco, perché io lo seguo da anni YouTube, e solo da poco ho avuto il coraggio quindi di aprire un canale con i miei amici del cuore, Roberto e Anna, che approfitto per salutare. E contemporaneamente, ragazzi, saluto anche tutti voi perché. Vabbè, niente, ragazzi, spero che questo video haul vi sia piaciuto. Tenetemi sempre aggiornata appunto delle ultime novità make-uppose, come vi tengo aggiornata io. Quindi vi ho detto, comprate Roller Lash di Benefit e nella combo preferibilmente col The Real. Ragazzi, cosa dire? Un bacio. Ho dato tanti baci oggi e non c'è niente sulla mia mano, grazie a questa tinta cinesissima. Per mia fortuna economicissima. E ragazzi, di nuovo, grazie di cuore per le visualizzazioni. Sono poche, ma oddio, cioè siamo aperti da pochissimo. Cosa vogliamo di più? Quindi mettete un mi piace sotto questo video se vi è piaciuto. Quindi thumbs up. E iscrivetevi se non l'avete già fatto. Non volete mica perdervi i nostri prossimi video. Mi sto inceppando con la lingua. Quindi, ragazzi, ciao, un bacio e grazie di seguirci sempre.